Linard, ancora per Luca Vitali, usato in post basso, scarica fuori per la tripla di Andre Smith, l'errore, ma c'è il tap-in di Peric. Peric, Smith riceve, mette giù il pallone, prova l'uno contro uno, scivola magro, la palla per Peric, si crea uno spazio inaspettato nell'area, lo sfrutta bene il croato. Ancora Taylor, ribalta bene per Giacchetti, muove bene il pallone Venezia, si gira lungo la linea di fondo, Peric, dovrebbe trattarsi di canestro valido, così è. Contro Linhart, la penetrazione, lo scarico ancora per la tripla di Scott, questa volta non va a segno. Ottima l'apertura di Rosselli per i due punti di Peric, gran visione di gioco da parte di Guido Rosselli, due punti rapidi. Ritorna in attacco Venezia con Donnell Taylor che non ci pensa due volte, pallone però non tocca nemmeno l'afferro, prova Peric a mantenere vivo il possesso, ce la fa, palla per Andre Smith, a segno ancora Caserta, 1 su 2 liberi, 83-61. Tommasini su Taylor, lo scarico, il canestro di Peric, che quando trova spazio lungo la linea di fuoco. Rimessa nelle mani di Hanna, pallone perso, il contropiede oro granata, Smith per Peric, la schiacciata. Solo per le statistiche ormai, 65-84. In palleggio. Il blocco di Magro, palla per Peric, arriva ora il gioco a due con Peric, mette palla a terra, Peric è un giocatore che quando mette palla a terra, pronte canestro con le sue lunghe leve e la sua testa, fa perdere secondi l'attacco avversario, Lowers da molto lontano, ma si sono visti un po' i limiti offensivi di Montegranaro in quest'ultima azione. Poca pazienza, invece grande lucidità e soprattutto mani buone in casa veneziana. Assolutamente sì, time out doveroso da parte di coach Recai. Veramente non sono mai riusciti ad arrivare al ferro con un tiro pulito, tutte azioni molto affrettate, molte palle. Isley. Sì, bellissima azione, veramente circolazione di palla meravigliosa. Ancora Peric, l'apertura per Taylor, che usa bene il corpo nei confronti di Maio, due punti facili per Venezia e anche qui avete visto Dietrich andare a toccare il pallone in maniera quasi incosciente tra virgolette, no? Sovrappensiero, di blocco di Isley, Rosselli perde il controllo del pallone, contropiede Sutter, l'errore di Dietrich. Sì, brutta circolazione di palla per la Reier in questo frangente. Vitali per Peric, la penetrazione centrale, il suo marchio di fabbrica e non sbaglia Peric. Assolutamente no, abbiamo visto questa azione fotocopia. Da parte di Peric contro il connazionale Sakic, anche lui croato. Intanto riapprezziamo l'ottimo controllo del corpo. Vitali chiama gioco a L. Quando mancano 7 minuti e 8 secondi al termine della partita. L'assist, no look di Peric per Isley. Chiaro, si gioca ora sul velluto visto il punteggio libero. E ora Rosselli e Vitali si alternano in cabina di regia, due playmaker di due metri, un'arma che poche squadre a livello di Serie A possono permettersi. Sì, assolutamente, due playmaker atipici, gli attaccanti più pericolosi avversari, e se in attacco comincia ad accendersi è veramente pericoloso anche lui. Ancora un contropiede per Venezia con Peric, una delle caratteristiche di questa nuova. Come se lui avesse capito che le ultime due partite è andato così così, l'ho visto veramente motivato, mi aspetto una grande partita dal professore. Quant'altro piazzato di un cuore, ma allora Vitali, attenzione che ha questa soluzione tecnica, poi Peric dimenticato da parte di Polonara, anche se ho detto che quest'oggi Bruno Polonara deve essere pericoloso sempre, in ogni momento, perché questo poi dà spazio, è il nostro perno d'attacco, è il nostro centro avanti. Quando è libero deve tirare, segna o non segna non importa. Finale mondiale Under 18 con la Croazia, arrivò fino in semifinale con la spedizione. Allora, va a evitare il primo nuoto e pallanuoto, che è un altro sport abbastanza popolare in Croazia. La pallanuoto, poi 10 anni si è dedicato veramente tutto in campo. Allora, Venezia una sola lunghezza di stacco da Varese, post basso per Šekić contro Smith,
Scarica fuori per la tripla di Rush, ma arriva la stoppatona di Peric. E qui Varese dovrà costruire qualcosa in solitudine, che sta un po', si sta arenando in questo finale di primo quarto. Allora, duello tra numeri 7, Rush su Rosselli, lo chiude molto bene. Poi attenzione perché si perde un attimo Rush e poi c'era forse anche un mezzo fallo. Varese che all'ultimo possesso del quarto viene superato dopo. È un dato eclatante, Varese ha qualche problemino questa sera al tiro pesante e soprattutto tanti tiri da tre. Sì, ancora adesso Coleman ha fatto un tiro, non era da tre, era coi piedi appena appena dentro la linea dei tre punti, però ancora abbiamo sbagliato. Che fermarsi sull'arco, Coleman che scivola, perde la maniglia, palla intercettata però da Rush, cercava di tagliare l'area, ma quelli sono i passaggi più brutti da fare, i passaggi tesi dentro l'area che possono essere intercettati dalla difesa. Ora Peric, gioco da ragazzi, 39-38, ultimi 3 secondi e 9 da giocare. Secondo te, ora ti faccio una domanda scomoda, un giocatore come Clark, uno che, diciamo volgarmente, uno a cui piace il ciapo e tira, perché ha rifiutato un tiro del genere? Non lo so, lui molto nell'azione d'attacco prima, dove praticamente è stato sfortunato nel non fare canestro, e Frates ha chiamato De Nicolao, gli ha fatto un segno con la mano, cioè gli ha chiamato uno schema, gioco costruito in palestra, perfetto, 2 punti rubati. Era Peric alla Hassel, va a realizzare il canestro del meno 4 per Venezia, anche se che la pezza da mettere era lì, la pezza era da mettere concentrati, perché la partita è ancora molto molto lunga. Lunghissima, con Peric ora che va a realizzare il meno 8. Due cose riuscirà a fare. 43 secondi al termine del primo periodo, in attacco Lumana con Vitali, viene raddoppiato, attenta la difesa, ma c'è Peric, la finta è comodi, 2 punti questa volta, gli adeguamenti difensivi non scattano e Peric ne approfitta nella zona del campo dove era Smith, il semicancio, questa volta non va a segno Smith, che però recupera il pallone, anzi no, è Peric a recuperarlo a metà campo. Ancora Peric, chiude il palleggio, arriva il rimorchio di Vitali, potenziale gioco da 3 punti per Venezia. Sì, qua devo dire c'è quasi tutto il merito di Peric, nel senso che ha fatto palla rubata, ha guidato il contropiede dimostrando le sue qualità. Primi 3 punti per lui. Lui è un giocatore che ha questo tiro, lui spesso sui pick and roll si apre per tirare 3 punti, quindi è un giocatore ovviamente del quale guardarsi bene. Buona azione di Linhart, che usa molto bene il corpo, poi è sfortunato, ma arriva ancora Peric in tap-in, aveva fatto molto male anche a Varese. Ribaltamento per Snair da 3 punti, ancora un errore di Snair che davvero sta sbagliando tantissimo dalla distanza. Dall'altra parte invece bravissimo Luca Vitali ad aprire per Peric. La dinamicità dei lunghi veneziani, soprattutto in queste situazioni, può fare malissimo. Sì, direi che eternità, perché all'inizio della partita era stata una spina nel fianco, poi è un po' sparito. Linhart attende i movimenti dei compagni, serve Vitali che smista ancora per Peric, ancora un bel gioco dentro fuori di Venezia, che adesso comincia a trovare le spaziature giuste, no? Coach Bucchi lo richiama invece in panchina, mette dentro Bulleri per gli ultimi secondi, può sempre guadagnare falli e mettere in campo la sua esperienza. Intanto l'ottima combinazione per Isley, che va a schiacciare al volo Peric. Isley, avere dei lunghi che poi sanno trattare la palla così è davvero un grandissimo vantaggio. Brindisi. Ora Peric addirittura a portare palla, non è una buona idea, gliela soffia James, ma la stoppata di Peric a sua volta. Attenzione al possesso, Brindisi, ancora Peric, la stoppata. Minuità. Più 5 Brindisi. Taylor, Reyer ora che deve assolutamente riportarsi sotto. Ancora Taylor, forzatissimo, ma arriva Peric in tap-in, 2 punti provvidenziali. Li ha proprio raccolti, come suol dire, dalla spazzatura. Rimessa con Peric che taglia bene. Dice che guardi gli altri. È lui che deve. C'è spazio per Ortner. Hackett si butta dentro e va a sbagliare. Buon contropiede da parte di Venezia, l'assist da parte di Taylor per il rimorchio di Peric che va a schiacciare e Venezia torna a meno 8. Taylor riceve, blocco di Smith,
Peric per Smith sotto, si fa trovare pronto, Hunter viene uccellato. 21 da recuperare per la Leyer. E per ciò che si è visto in questi primi, subito abbia le carte in regola per ribaltare la partita, mai dire queste cose. Ancora Gentile, la penetrazione, usa il corpo, l'errore di Magro. Peric intanto dall'altra parte, ancora un cost to cost come Rosselli poco fa, è una Reyer con un'attitudine diversa, attacca ogni distrazione delle... Linhart intanto a portare palla, la pressione di Haynes, Linhart prova ad accelerare, palla per Peric, fa saltare Melli, la schiacciata di Peric, ragazzi che intuizione Peric, l'esplosività con un palleggio è veramente incredibile, con un palleggio è andato su in cielo. Vito invece Peric in punta, palla ancora per Giacchetti che riordina le fila in attacco per Venezia. Ottimo passaggio per Peric sul raddoppio, punito da ottimo Giacchetti. Assist di Giacchetti, ottimo, penso che non pregiudichi il suo utilizzo. 5:38 al termine del terzo quarto, Rosselli, il contatto con Wallace che cade con un po' troppa facilità, intanto Peric per Magro, ancora un assist, ancora i giocatori che... Linhart combatte a rimbalzo e recupera il pallone, Reyer attenta anche attorno all'anello. Rosselli per Peric che non ci pensa due volte, ovviamente cerca subito la conclusione. Abbassa il quintetto a sua volta coach Markowski. Langford, su di lui Rosselli, gli concede la linea di fondo dove c'è l'aiuto di Taylor. Ancora Rosselli riesce a strappare il pallone con l'aiuto anche di Peric. Non c'è cosa migliore che vedere i giocatori buttarsi sul parquet e aiutarsi per recuperare un pallone. Gran lavoro di squadra. Troy Easley, Vitali in attacco per la Reyer. Doppio post alto, sfrutta il lato destro Vitali, poi torna sul secondo blocco di Easley. Si va nell'angolo per Peric da tre punti, molto ben costruita questa azione veneziana che ha allargato bene il campo. Poi la Reyer è stata brava ad abbassare. Intanto buono il primo tiro libero per Nelonetta, per il croato, il suo primo anno in casa lungonare. Buono anche il secondo. Palla fuori per Hardy, l'errore, rimbalzo di Peric, molto presente a rimbalzo. Ancora Peric, cost to cost dietro la schiena per Magro e due punti per Magro. Spettacolare sorpasso della Reyer con un Magro, movimento un po' viziato poi dal successivo contatto, ma prima c'era stata l'infrazione di passi. Gran canestro di Peric con grande tecnica ed eleganza. Taylor da tre punti, ci prova Motum, l'errore, aveva un piede sulla linea. Intanto riparte in velocità la Reyer, ottima combinazione Peric Taylor che sorprendono l'avversario. L'esito è questo, palla persa, ritorna in attacco l'umana, prende fiducia la Reyer, Peric, c'è spazio per la penetrazione, l'appoggia il tabellone. Altri due punti per Venezia. Riporta sotto di tre punti la Virtus. Linhart per Smith, ribaltamento per Peric, sono loro due l'asse portante di Venezia in questo momento. Peric si fa sporcare il pallone, però si gira molto bene con grande eleganza, ancora una volta morbido Simigher. Cambio difensivo contro Peric, l'attacco in velocità, la stoppata del croato regolare. Rimane in attacco Bologna, ma con soli 7 secondi per andare al tiro. Buona difesa da parte di Venezia. Di Motum in cambio difensivo, Smith su Ware, lo scarico per Motum, ancora una palla recuperata dalla difesa veneziana, spinge in contropiede Giacchetti, cerca il contatto, non arriva il fallo. Peric appoggia ancora una volta la transizione veneziana. Manda ancora Giacchetti spalle e canestro, ma la vedete contro Travis Dinner, si occupa solo della circolazione più che della soluzione. Peric per Easley, una finta e poi inchioda la schiacciata contro Linton Johnson.
dal 10-0 Venezia l'avevamo passati al 12-9 con il grande recupero ai due cronometri. Drake Dinner vuole il blocco alto proprio di Linton Johnson, riblocco un'altra volta, si prende il tiro, anzi no, la palla doveva andare dentro Linton Johnson, ancora tempo Venezia, Smith per Peric, prima che scada e che suoni la sirena di fine primo quarto, ed è una gestione ottimale non soltanto della difesa con la palla recuperata ma anche del contropiede prima che viene in tutte le altre partite o meno, quei 45 non glieli cancella più nessuno. C'è 18 l'ultimo quarto, qui un gran passaggio per Peric, l'ex lungo della mano di Cremona, appoggia al tabellone ad essere un pericolo aggiunto. Vitali prova a farsi vedere Peric che vuole andare in post basso, anzi era Andre Smith, Peric che va proprio per il suo numero 12, alto basso con palla schiacciata al centro dell'area, eccoli qua i primi due punti dell'ex Caserta. Ma perché Vanuzzo lo ha aggredito? Perché Vanuzzo è un veterano che sa benissimo che se non l'aggrediva avrebbe passato alle canestre e ha preferito fargli mettere palla a terra, il fallo, i due tiri liberi. 2-2 per l'ex Cremona, salpata al punteggio della Reyer. Invece Marco Sghini si aggrappa pressando Vitale per cercare di rompere, togliergli la palla. Taylor vuole attaccare dietro la schiena, rischioso il passaggio, ma illuminante per Peric. Canestro segnato e fallo subito. Stefano, quanto fa arrabbiare Donnell Taylor, che è capace di queste cose. A spendere il suo bonus Sassari, ecco perché è soltanto rimessa per Venezia. Peric va a bloccare alto, Vitali lo richiama un'altra volta per un altro blocco, ma Sassari difende splendidamente e costringe Vitali a chiudere il palleggio. Poi Vitali però ha una mano meravigliosa per dar via veramente un cioccolatino per voi e Peric, che ringrazia e appoggia il meno 7. Alcune veramente preso fuori ritmo, come questa di Thomas, come quella di Caleb Green. Taylor con la mano sinistra, adesso ci mette anche un po' di sfortuna. Peric però è l'ultimo a mollare e chiede l'aiuto del tabellone, che risponde presente in questo caso, aiutando il croato ex Cremona. Destra di Drake Dinner, vuol dire tanto questo canestro, 8 lunghezze di vantaggio. E Venezia adesso costretta ad accelerare un'altra volta. Peric trova due punti facili concessi dalla difesa di Sassari. Quarto, vediamo Vitali in possesso palla, davanti a lui c'è Jackson. Giacchetti cerca di smarcarsi da Woodside, Vitali si muove, serve Peric al centro dell'area che trova libero Isley che va ancora a schiacciare. Bell'assist di Peric che in questo modo entra in qualche modo a referto. Isley. Marcare Isley, vedo Zara Markowski molto 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 preoccupato. Sì, meno 13 di Venezia, ma a preoccupare soprattutto la mollezza della Reyer. Isley con un buon pallone in angolo per Peric, è uno dei suoi tiri e infatti lo manda a bersaglio, dà un po' di ossigeno a una squadra che in questo secondo quarto soprattutto è sembrata parecchio spaesata della casa, però stavolta sbaglia, rimbalzo comodo di Donnell Taylor che preferisce non spingere troppo, aspetta il blocco di Tony Isley, chiude il palleggio, si rifugia da Giacchetti, allora si va in angolo per Peric che batte con la moto Claudio Ondò che chiede scusa, 5 punti consecutivi di Peric e Venezia torna a meno 8. Non a caso, poco fluide, poco pulite. Sì, Peric che sta provando a mettersi in proprio, è andata bene nei possessi precedenti, un po' meno questa volta, gran palla questa di Peric, schiacciata per terra per Donnell Taylor che sblocca il proprio tabellino. Granata, 37 secondi alla fine della partita, pallone controllato da Buzza e davanti a Lucia Giacchetti, gioca due con Spraglia che poi chiede palla in mezzo all'area, Buzza decide di andare fino in fondo, arriva la stoppata di Peric. Con Kelly, Rich deve imitare qualcosa, il tiro dalla media distanza in faccia a Smith, l'errore in rimbalzo di Linat. Non era stato nemmeno elegantissimo l'iniziativa uno contro uno di Smith contro Kelly, qui invece molto efficace il layup di Peric che riporta che porta a 26 la squadra di Venezia. Rich trova un'autostrada ma anche Smith davanti, l'errore o meglio la stoppata di Smith, poi Vitali riesce a mantenere il pallone in campo, va dentro Linart, questo è un break importante per Venezia, 4-0 firmato Peric e Linart. Buono. Però via il pallone, 6-50 termina il terzo quarto più 10 Cremona, Venezia che prova a limare il gap, Vitali che lascia sul posto Trivkovic, chiude bene però Kelly dal lato debole, Peric può andare fino in fondo, alza la parabola e ancora una volta il riferimento offensivo della Reyer è proprio il grande ex. Uno contro uno con Vitali, riesce quasi a farlo inciampare, giordaneggiando con un cambio di mano che ci ha fatto ricordare determinati movimenti, ma siamo ben lontani in realtà, tant'è che l'errore è arrivato, il tiro di Smith, il tap-in di Rvoje Peric che continua a essere una spina nel fianco.
Ivanovic, coach Gresta, Tripkovic sempre davanti a Vitali. Jackson deve marcarsi Taylor che gli va via, poi cerca un sottomano piuttosto strano, poi in qualche modo Peric riesce a correggere, io credo con l'aiuto ovviamente tutt'altro. Palleggio assistito, 4 secondi, 3 secondi, deve inventare qualcosa Tripkovic, stoppato da Linhart, brutta azione di Cremona. Venezia già dall'altra parte, ecco Taylor alza per Peric, vai tu Giacomo. Peric va a in, ha portato questi tre punti. Spinelli chiude il palleggio, cerca Takan Din che prova a sorprendere Linhart, non ce la fa, la stoppata di Smith sulla tripla di Spinelli al limite dei 24 secondi, contropiede Reyer, grande contropiede. Questo è sicuramente un fattore importante del The Ace. Spinelli contro Smith, prova a battere in velocità, lo scarico per Richardson, l'errore, rimbalzo di Smith. Vitali dall'altra parte in attacco, Lumana, palla per Peric, anche qui in buon mismatch, anche qui dovere, potenziale gioco, anche qui si è sfruttata la differenza di altezza, ottimo consiglio di coach Markowski. Quarto tiro libero supplementare nelle mani di Boye, Peric non sbaglia, Peric importantissima con braccia molto 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 ampie davanti, che ha già fatto recuperare tre palloni. Buono il primo tiro libero, pesa, ottima velocità nel portare la palla in attacco. Vitali, il blocco backdoor di Magro, lo scarico per Peric, un passo indietro, usa il tabellone molto bene, altri due punti per Peric. Anche qui si vede la presenza. Se ne sono andati i primi due minuti di gioco del terzo quarto. Achele contro Lakovic, prova ad avvicinarsi a canestro, la palla per Peric, la penetrazione, ottimo movimento di Voye Peric. Buon gioco a due con Achele, ottimo aver protetto la palla. Saltare Linhart, palla dentro per Ivano, per Dragovic, scusate, Peric contro due avversari. Bravo Peric, perché si era trovato un mismatch, c'era Giulio che difendeva su Ivanovic, va a restarsi, far saltare con una finta. Ma assegno Peric con il primo, perfetta media stagionale, 11.6 a partita, 12 ora i punti per Peric, più casa Smith da tre punti per chiudere i conti, ancora Vitali onnipresenti in ogni parte del campo, ma soprattutto a non voler essere andato a canestro, di volerla giocare per altri 24 secondi. Gli applausi a scena aperta dei tifosi reierini, dietro la schiena l'assist per Peric, grandissima azione ancora per un Luca Vitali in versione extra lusso. Grande Cavaliero, quando mancano 31 secondi al termine rivediamo l'azione di Luca Vitali e lo scarico per Peric. Vedete come Avellino non è una squadra difensiva. China questa sera, ma subito ha un impatto importante sulla gara per lui. Peric, nuovo entrato per la Reyer, il solito ottimo movimento con il semigancio, sempre lui a chiamare i giochi d'attacco veneziani. Esce dal blocco il tagliariccolo di Taylor, torna indietro, poi lo scarico per Voye Peric, buona azione offensiva, si complica la vita, pallone perso, contropiede, 4 contro 1 per Pistoia, arriva però Peric, la stoppata su Daniel e poi fallo in attacco, giocatori contro un solo difensore, rivediamo l'aiuto di Peric, provvidenziale la sua stoppata, poi il contatto con Daniel nel primo break, per lui tanti punti ma soprattutto tantissimi rimbalzi, soprattutto offensivi, che hanno messo in ginocchio Venezia. I liberi sbagliati per Cantù, che paradossalmente è la squadra che tira meglio dalla lunetta con l'84% ai liberi in stagione, prima anche nella percentuale da 2 e da 3, ma questa sera ha trovato una difesa molto reattiva, così come lo è l'attacco del Mara Venezia, con Peric che sorprende i difensori avversari. Ottimo assist e ottimi due punti ancora per la formazione lagunare. Aradori, la stoppata di Peric, troppa confidenza
a parte di Aradori, poi l'alley-oop sull'asse, Peric, Isley che fa esplodere il tagliercio. In attacco, attenzione Aradori, prova la conclusione con il cambio di mano al volo, l'errore, ancora una Reyer indomita sotto i tabelloni. Peric, la schiacciata di Boye Peric, tutti in piedi al tagliercio, una Reyer ora padrona del campo, più 9, e coach Sacripati che ha già consumato i suoi due time out. Rivediamo ancora la schiacciata, Aradori l'errore, Taylor recupera però il rimbalzo senza registi di ruolo. Ora Venezia fa un po' fatica a trovare la giusta fluidità offensiva, ci pensa però Peric ad aprire la difesa con questa tripla provvidenziale. Pressione di Achelli che prova a strappare il pallone dalle mani di Aradori, l'errore dalla distanza di Aradori, ancora Venezia a recuperare il pallone, solo maglie bianche, poi la penetrazione di Vitali per Peric e il canestro, transizione eseguita per Venezia, e questo ovviamente potrebbe limitare in qualche modo la capacità di esercitare pressione della difesa canturina. Intanto la schiacciata di Peric sull'assist di Luca Vitali, gli spazi Venezia su queste penetrazioni, su questi scarichi corti. Torna a più 9 la formazione di casa, palla recuperata ancora da Lumana, 3 contro 1, Linard si invola il tappino, ancora la schiacciata di Boye Peric, più 11, vola Venezia, 2 punti per lui. Dall'altra parte Peric per Taylor, altri 2 punti, più 10 ancora. Lì proprio volta. Il contatto fisico è stato minimo, la stoppata nettissima, per cui Peric si prende 2 tiri liberi gratuiti. Cervi in panchina, è tornato in campo Brunner, mentre si aspetta a rimettere in campo James White per Reggio. Peric fa 2 su 2 dalla lunetta, sono i primi 2 punti. Posso capire le proteste di White perché non ha influito sicuramente sul tiro questo tocco, però che cosa voleva fare lì White di preciso? 2 può diventare più 3 se fa 2 su 2 l'ex Cremona, che infatti non sbaglia. 5 minuti e 6 secondi al termine del match, 76-62 il punteggio. Ancora Smith e Antonutti, bravo, che si attaccano. Bravo Kaukenes, palla sotto, poi bella, bravi, palla per Peric, molto bene fatto. Kaukenes ha impedito un canestro già fatto, è stato molto bravo, però sono stati più bravi loro a andare avanti. Attaccano ancora il canestro, ancora Osley, qui Polveri, tiri veramente buttati dalla parte opposta, non controlla Smith, poi ci pensa Vitali, c'è il mismatch con Taylor che si trova su Peric e Venezia allunga sulla difesa soppressa a tutto campo, va a segnare e va a dimezzare lo svantaggio da meno 16 a meno 8. Attaccare Peric dalla parte opposta, contro schiacciatore di Peric, molto bello, molto bello, estremamente bello questo canestro di Peric, che lui fa bene. Adesso bisogna difendere, meno 5 Vitali, Peric, Italia, canestro convalidato di Peric, sì, canestro 5 per ogni gara, quindi se Roma vuole recuperare deve fare attenzione a molti fondamentali. E Peric intanto deve avere il suo primo punto del quarto, sono 7 complessivi per Rovi e Peric. Peric fa 2 su 2, riporta Lomana Rosselli, vedremo un po' quest'arma dei tre piccoli cosa produrrà per Roma. Adesso c'è Baron su Peric che gioca molto fuori, c'è il penetra, scarica, Peric si trova solo. Stasera Venezia è letale, appena un 30 centimetri, meno 7, e ossigeno parziale pure di, per Roma, parziale questo. Di 6-0, bisogna difendere, però è tutto così facile, nemmeno il tempo di difendere, anche nemmeno il tempo di arrivare dalla... Intanto il rimbalzo offensivo da parte di Linard, ribaltamento per Rosselli, ricomincia l'azione veneziana contro la difesa schierata di Pesaro. Non si capisce bene se è una zona o se è una difesa individuale, per non sbagliarsi Peric colpisce dalla distanza. No, era una difesa individuale.
Luca Vitali recupera il rimbalzo e guida la transizione aerogranata. Smista fuori per Rosselli, palla per Peric, fa saltare i due giocatori. È davvero ancora una transizione da manuale eseguita da parte di Venezia. Di Michele Vitali, ancora contropiede veneziano. Rosselli, poi Taylor per Peric, linea di fondo, gran cambio di mano al volo da parte di Ervoglio e Peric con estrema eleganza, che ora ovviamente abbassa il ritmo dopo una sfuriata con 3-4 azioni in gran velocità che sta diventando una delle caratteristiche della formazione veneziana. E intanto ancora gioco a due tra Vitali e Peric, altri due punti. Grandissima palla di Vitali schiacciata sul pick and roll per Peric. Pensavamo un po' più sicura e invece siamo stati travolti letteralmente, ma siamo ancora vivi e vegeti. Michele Vitali, la penetrazione, la stoppata o comunque la deviazione di Peric. Sì, ma 4 e mezzo, Peric sbaglia anche il primo tiro libero. Buono invece il secondo per il croato. Pugno nella pre-season poi ha recuperato molto bene, un'arma importante per Recalcati. Se Campani continuerà a giocare come ha fatto stupendamente l'anno scorso, intanto continua a segnare, stavolta è Peric che mette i primi due punti della partita. Di Maio, 2 di Luca Campani, 5 di Mitrovic e 3 di Schien. Intanto subito palla in mano ai Rossi di Venezia che prova ad andare con Peric che mette il canestro, subisce il fallo difficilissimo sul raddoppio dell'ottimo Andre Smith. Azione difensiva che ha la meglio sull'offensiva di Dimitrovic. Intanto ancora Peric si avvicina, lascia la palla in alto ma molto precisamente, non tocca ferro, solo retina, 2 punti per lui. La partita è aperta da più di 7 metri, direi anche. Sì, era libero, non era marcato. Sakic ha questi numeri, evidentemente il suo marcatore si è scordato di lui. Intanto adesso il mismatch premia Vitali che prova a giocare con un lungo, fa uno stupendo alley-oop che viene concretizzato in schiacciata proprio da Arvoie e Peric. Al pubblico con un lungo applauso, Mitrovic è un tiratore, vediamo se vorrà cercare di allargare la difesa con un tiratore. Intanto Maio sotto, stoppato molto bene da Peric. Venezia che attacca con Donnell Taylor, poi Luca Vitali lontano da canestro, su di lui c'è Maio, poi Mazzola per un secondo solo, poi Peric prova ad andare sotto mano. Mazzola era andato a raddoppiare su Vitali, errore fatale perché Peric ha avuto quel metro per andare. Rimette Taylor a favore di Luca Vitali, gioca a due con Andre Smith, non c'è questa volta il pick and roll, scarica su Peric, prova Peric, entra. Bellissima la soluzione di questo giocatore che è molto prezioso quando sta in campo. Quindi ancora ovviamente la zona 3-2, il punto debole ce l'ha negli angoli. Il Varese è stata molto brava in un'azione a usare tutto l'arco dei tre punti, a ribaltare completamente e quindi ha ovviamente mosso la difesa per costruire un tiro coi piedi per terra. Intanto bel canestro di Peric che ha subito anche fallo. Adesso vedremo appunto se Venezia proporrà un'alternanza di difese. Adesso si prepara un altro ragazzo giovane. Giovane Marcon con il numero 9. Banks. Penetrazione e la stoppata di Peric che recupera anche il pallone. Si fa perdonare l'errore di poco fa. Sì. Precisamente. Linhart per Giacchetti. Su di lui Clark. Rosselli, Peric. Linhart ancora in palleggio, serve Peric, linea di fondo e il canestro del croato. Molto ben giocata, non era una ricezione facile questa. Coraggio, la sua intraprendenza offensiva ci vuole questa sera. Rush, la pressione su Taylor, a buone gambe Rush, prova a limitarlo dietro la schiena da Taylor per Peric, il cambio di mano, gran canestro, davvero un piccolo clinic. Bravissimo. In scena. Passaggio di Rosselli molto molto ben letto, però un po' pigro tra virgolette, ha battuto la palla un po' piano per terra e purtroppo la difesa ha avuto il tempo di recuperarla. Ritorna a più 9 Varese. Peric attacca il ferro con grandissima cattiveria agonistica. Ma questa è proprio... Poi serve Peric, Vitali ancora 11 secondi per il tiro, Vitali passa sul blocco, Campbell chiude il palleggio, Vitali
Peric con l'aiuto del tabellone mette dentro 2 punti, 22 Brindisi, 20 Venezia, ultimi 3 secondi. Posizionato in angolo Hutton, poi riceve Campbell, posizione di esterno, pallone corto, palla arriva nelle mani di Vitali che prova a spingere per il contropiede della Reyer, protegge Peric, va a depositare, subendo anche il fallo di Andrea Zerini per il numero 19 dell'Ene. Punti, l'unico canestro di Jerome Dyson, 1 su 3, 0 su 3 addirittura per Ron Lewis. Venezia è chiuso con 4 su 7, 3 su 4 per difesa di Brindisi, recupera Smith, fuori per Taylor da 3 punti, l'errore, la palla rimane in mani Smith, la schiacciata di Peric, in questo caso bisognava riprendere anche il numero 4 che si attacca al ferro, rimessa a Brindisi. Azione, intanto Dyson va fino in fondo dopo aver tenuto la palla per 24 secondi, sbaglia, ma in effetti l'importante era far passare il tempo. Alla fine bel contropiede sull'asse Johnson, Peric che schiaccia, Johnson ha mascherato un po' quelli che sono. In maniera prevedibile partire da lì era quasi impossibile. 14 ancora secondi a disposizione dell'attacco di Venezia. Arriva Ron Johnson per primo sul pallone, vuole andare lui sulla linea di fondo, la virata al centro dell'area, Peric morbidissimo, ha questo tipo di conclusione nel suo bagaglio tecnico. Alessa via tutti, quarto di campo lasciato libero per lui, raddoppio, quasi infrazione di passi, Siena si chiude benissimo e recupera. Heinz poi su cui arriva Giacchetti e gli porta via il pallone. Poi in aria riesce a trovare il passaggio per Smith, la finta su Carter, grande impatto in questa partita di voglia quantomeno da parte di Giacchetti. Peric va dentro, trova il canestro, anche il fallo subito e possibilità di andare in lunetta per allungare dopo il primo doppia cifra a partire dalla panchina, che la dice veramente lunga sull'impatto di questo giocatore nella squadra di Zare Markowski. Fuori Horner, vuole di nuovo più energia sotto canestro proprio per evitare che arrivino secondi possessi e rimbalzi. Lienhardt con la palla in mano, qualche comunicazione che ritarda il gioco da parte degli arbitri. Decidere blocchi da parte di Peric che ha lo spazio per prendersi quel tiro precisissimo, mano molto morbida, più vicino al tiro da 3 punti che non al centro dell'area. Gli concede il dentro e fuori. Non gli concede il fondo della retina, ma il dentro fuori fa soltanto 1 su 2, arriva a quota 9 nella sua gara. Con la schiacciata a due mani, con tutta la squadra di Venezia, i 5 di Zare Markowski che restano fermi a guardare l'affondata a due mani dell'ex Milano. Peric appoggia il tabellone, appoggia il canestro. Applauso del forum, visto che proprio Daniel Hackett aveva dato la scossa nel secondo quarto, poi gli hanno dato una buona mano anche Gentile e Melli, direi, visto che Milano ha letteralmente certa importanza perché mantiene Milano a più 13. C'è Gentile per Lavalle, intercettato da Magro, e allora corre Venezia con Rosselli, Milano prova a trovare un fallo, non lo trova, bravo Rosselli a leggere il contropiede per Peric, è il momento di Dani Hackett. Quando mancano 107 secondi alla fine dell'ostilità, il pallone per Peric, prova a lavorare con Aaron Johnson, 1.40 al termine, ancora Johnson si butta dentro, trova Peric in un pertugio ancora una volta e Milano non deve mollare per niente. Moss sulle piste di Luca Vitali, infatti Hackett è già sul cubo del cambio, il pallone per Vitali, Lienhardt contro Samardo Samuel, seconda zona, apre per Peric che segna da 3 punti. Time out di Luca Banchi, Milano rimane a più 6, 34 secondi al termine. Voglie Peric, per lui 10 punti di media in 23 minuti di impiego. Buono il primo tiro libero per lui, 7% in lunetta quest'anno. Seconda opportunità per Peric a segno. Porta a tutto campo. Vuole evidentemente Coach Valli. Vitali per Peric, fronte canestro da 3 punti, canestro del croato, piedi per terra con tanto spazio, lo sfrutta Peric, ancora il blocco di King, palla proprio per King in post medio, si avvicina a King, la stoppata pulita da parte di Peric, c'è un incerto King, Vitali. C'è spazio per Magro, controllato da un piccolo, saltano completamente le marcature in casa virtusina e approfitta Venezia. Qualità di gioco, di intensità, di attenzione che ha sugli avversari in questo secondo quarto. Secondo tentativo ancora per Peric, questa volta a bersaglio.
punteggio inchiodato sul 65-57. Vitali da tre punti, non ci pensa un attimo, il tiro è corto, ma c'è Magro a recuperare il pallone, poi la stoppata di Ibi, ci arriva Peric, due punti per il croato, due punti per la Reyer. Tutt'altro che brillante la sua prestazione, dentro Ibi. La forzatura di Weir, il pallone recuperato da Smith, contropiede Venezia, Linhart, schiacciata di Voje, Peric, che questa volta non sbaglia, vola la Reyer, 74-74 a 65. Cerca di aprire il fronte offensivo ora Venezia per evitare l'aggressività della difesa avversaria. Intanto fuori equilibrio completamente Peric, canestro davvero inventato. Buono il primo tiro libero. Ali, partita di grande sostanza, 17 per lui. C'è un po' dubbia, in ogni caso buon arbitraggio assolutamente stasera. E intanto ancora palla persa di Bologna, dall'altra parte Peric in contropiede non perdona, 19 punti personali per il croato. Non si aspettavano un impatto del genere a livello di Venezia, perché in questo momento Andrea sembra un amichevole di agosto, È bravo in questo caso Peric, due punti. Guarda per la libertà, giocatore, però hai visto anche ora Andrea Trevisdine ha avuto tutta la tranquillità per farsi i suoi palleggi, due o tre palleggi, alzare la testa e lanciare. Anche ora, guarda la libertà. Ascolta, che ha Trevisdine. Ti posso arrivare lì con Berlino, tirando insomma, sul 30%, vincere col 29% ad Avellino, veramente in tranquillità. Insomma, sono anche segnali che qualcosa è cambiato. Beh, guarda, penetrazione di Drake, ha trovato il cugino e poi è riuscito dopo lo scarico a rifarsi ritrovare in angolo, e se la giocano veramente a memoria. Guarda Peric, 8 punti in un amen. Sì, ma come ti dico, lui discorso. In questo momento vediamo Jack De Vecchi, vediamo se alla fine Ladino non commette fallo e alla fine Sacchetti è indiavolato, no, perché poi per vedere Sacchetti indiavolato, no, però arrabbiato sì Andrea, perché alzo di Linhart, sempre ritmi molto alti, pallone fuori per Taylor, non va Taylor, la deviazione favorisce ancora Peric, che poi alla fine riesce a trovare il suo 12° punto, anche di entra in partita nel secondo tempo, sono i primi due punti, le 10, si è tornata a giocare con la partenza di Peric troppo facile in questo caso. E oggi Andrea è così. 14 per lui. Oggi Andrea è così, si vedono molte penetrazioni che arrivano proprio tranquillamente. E ancora Drake che non trova la via del canestro, il rimbalzo. Andrea, il pubblico protesta, ma l'arbitro fa parte del campo. E quindi se la palla rimbalza sull'arbitro e rimane in campo... Uno su uno ai liberi, 48 di valutazione. Se non prende, se non gli danno quest'anno il titolo di miglior giocatore del campionato, non so veramente a chi potrebbe andare quest'anno. Su Vitali, penetrazione di Vitali, non trova la via del canestro, la trova Peric, ma ormai è tardi, finisce qui. Davvero sfortunato in questa stagione, ha saltato 4 mesi della regular season a causa di un infortunio al ginocchio. Smith in 3, addirittura a chiudere Andre Smith e poi a correggere Peric a rimbalzo. Viene dai 19 punti contro Bologna, anticipa Spralia. È proprio Peric a portare avanti il pallone prima di cederlo ad Aaron Johnson. Ancora palla gestita dal giocatore croato. Il duello con Ndoya che cerca di limitarlo, forse c'era anche il fallo su Peric. In questo d'anticipo quarto di Chase su Vitali che ha qualche problema per liberarsi del pallone, si va da Smith, l'assist di Andre Smith per la schiacciata di Peric, ancora una giocata su. Prima la realizzazione dall'arco dei 6,75 metri, 80 secondi al termine del quarto con Giacchetti in palleggio, la ricezione di Smith
Si va ora da Peric, viene battezzato il tiro da tre di Peric da parte di Zavakas e Peric risponde con la realizzazione. Era arrivato a gennaio proprio a Venezia, aveva cominciato bene andando in doppia cifra con Brindisi e Siena, poi un'interpretazione per Jarius Jackson. Ora Vitali a sfruttare il movimento di Andre Smith, Vitali che probabilmente andrà in uno contro uno, poi lo scarico per Peric, la buona difesa di Zavakas, ma Peric è bravissimo a trovare i due punti. Jackson. Però Peric ha un soprannome importante per uno nato nel suo paese, che è quello del grande Scansi. Peric e Stefano, che nella partita d'andata fu il migliore con una doppia tra le due squadre, con 3-2 per Venezia. Venezia che ormai è vicinissima al quarto successo su 6 confronti diretti con Cremona. Qui è palla prima recuperata, poi riconsegnata a Venezia con la ultimi 80 secondi della sfida. Recupero di Johnson e Peric per la schiacciata, 18° punto per il Croato. Terzo parziale, poi nel secondo Venezia ha fatto la differenza con quel 19-12 di parziale, poi 24 pari nel terzo periodo e ora tutta la differenza che è emersa nel quarto parziale come nella partita d'andata. Nate Linhart, siamo già dall'altro lato, ancora Linhart, sfida Cavaliero Vujačić per Luca Vitali, il blocco di Peric, ora Peric tenuto da Lakovic che prova a reggere il semigancio, bel movimento di Peric, molto ben eseguito, primi due punti, che guida, dirige questa azione in attacco, Peric la palla per Luca Vitali, chiede il blocco, lo ottiene di Smith, ancora Vitali per Peric, la tripla del giocatore di Dubrovnik a bersaglio. Primi due punti per il nuovo acquisto di Avellino, Vitali per Vujačić, tenuto ancora da Worldwire, ancora Vujačić per Peric, la tripla di Peric va a bersaglio, seconda tripla. Blocco di Uther, fuori per Buva, ribalta al lato per Rullo, sotto per Adrian Uther, in post passo, si gira, controfinta, si alza da due, sbaglia, rimbalzo in attacco di Buva. Oh, veramente incredibile. Sì. D'altra parte Linhart scambia con Peric, poi Vitali ancora per Peric, gran gioco a due e poi Peric appoggia i primi due angoli. Non va, lo zitto. Sì, è colpa tua Pietro. Sì. Vujačić, Tellì, non segnano mai. Sotto per Peric, lui si alza da tre, il capitano in and out, come dicono in America, era già dentro e uscita. Andre Smith apre a campo per Vujačić, Giachetti riparta bene, Vitali nell'angolo per Peric da tre, poi Peric dalla perché sì, da una parte o dall'altra, sì, sì, sì. Giocano da centro Peric e Uther. Vitali fuori per Peric, gran pallone sotto per Filioi, usa Gigli come vertice alto, poi Bell che non si avvede dell'aiuto da parte di Pedro. L'errore dall'angolo ancora per Reggio Emilia, scatta il contropiede veneziano orchestrato da Johnson e Rosselli e finalizzato da Voje Peric. Ottima. Emilia è dotata di giocatori molto verticali, sia Cervi che Gigli sono degli intimidatori importanti e fa bene a colpire dalla distanza. È riuscito a interpretare molto bene la situazione, ha trovato Johnson accoppiato e ha sfruttato i centimetri. E dall'altra parte ancora Peric a segno da tre punti con Giachetti. Vitali, il blocco di Smith, molto aggressiva la difesa ora da parte di Reggio Emilia, in particolare con Antonutti che però si dimentica di Peric. Poi il blocco di Brunner su Cinciarini, gran movimento, poi l'errore al tiro, pallone recuperato da Smith, ottimo passaggio di Vitali per Peric, ancora il canestro del croato sull'asse Smith, Vitali, Peric,
Gran contropiede ancora per l'Umana Venezia, che si distende molto bene in velocità. Ora rivediamo il canestro in acrobazia con un gran controllo del corpo da parte di Voje Peric, che Vujačić controllato, franco bollato anzi da Kaukenas, prova un ottimo passaggio Vujačić per Magro, poi il tapin di Peric sulla conclusione di la deviazione di Magro, che riesce a propiziare il nuovo possesso offensivo di Venezia. Johnson, palla fuori dell'angolo per Peric, c'è la tripla segno del croato, che giocatore rimesso dal fondo da Vujačić per la schiacciata di Voje Peric, dinamica, spreca anche meno del solito. Intanto Vujačić a portare palla e orchestrare il gioco d'attacco. Peric scatenato, gran canestro di Peric in faccia a Cervi. Johnson in palleggio attende il movimento dei compagni, si libera Smith, su di lui Dercole, prova a approfittare del mismatch, buon passaggio per Peric. Vujačić, il blocco di Peric su Osley, c'è Mbakwe su Vujačić, mismatch, palla fuori per Linhart, prende la linea di fondo Johnson, ottimo assist per Voje Peric. Perfetta coincidenza quasi tra i due cronometri, quello dei 24 e quello principale, 12 secondi per andare al tiro. Johnson frutta il blocco di Smith, va dentro, palla per Peric che si fa trovare lungo la linea di fondo. Reier in attacco con Aaron Johnson, Linhart che cerca Peric, ribaltamento sul lato debole per Vitali, si arresta all'altezza del gomito alto nell'area dei 3 secondi, palla per Linhart, linea di fondo da Peric, combinazione per Andre Smith, attacco molto elaborato, secondo fallo di Barron. Ci fa vedere Peric, ben imbeccato da Vujačić, questa volta l'interferenza c'è, è nettissima. Attenzione però alla palla persa di Smith, il contropiede, l'errore di Jones, si lotta per recuperare il pallone, ancora un errore da parte di Goss, la stoppata di Peric che serve involontariamente Goss. Realizza infatti Peric in sedia di cambio Turner. Turner che non scherza, non la sbaglia, il pallone di Peric, ancora Aaron Johnson, Peric, Rosario, canestro, e l'insoddisfazione di Dell'Agnello. Sì. Dove vai, cosa fai? No, dico, mi voglio divertire perché sicuramente Pistoia. Assegno per è tradito dal pallone, il rimbalzo di Anosicchi, la stoppata pulita di Peric, 3.50, Turner sbaglia, rimbalzo di Linhart, quindi Vitali e l'errore, no, il canestro di Peric. Meno 11, recupera Venezia